Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Final Doom TNT Evolution. Abbiamo appena completato Human BBQ, Human Barbecue, adesso siamo a Power Control. Ecco, per esempio questa canzone in sottofondo è Doom 2 e qui dobbiamo di nuovo rialzare il volume. Ok, adesso va bene, altrimenti non la sentivate nemmeno. Questa canzone in sottofondo si chiama Message for the Archvile ed è una delle canzoni atmosferiche di Doom 2 che ricordo meglio, perché in pratica ogni volta che sentivate questa canzone dovete preoccuparvi dell'Archvile. Ok, aspetta, fine. Vabbè, è andato di là. Facciamo uscire i nemici anche da qui. Credo di aver telefraggato lo Spectre, infatti è così. Ok. Questo si apre e dentro c'è un teletrasporto, però... E vedete, c'è anche un berserk. Per il momento esploriamo di qua, vediamo dove porta. Ah no, questa è quella zona aperta. Ma lì già! Non immaginavo che già c'era. Vabbè. So che non siete fan dello sniping come me, ma ci toccherà farlo adesso perché la mappa è una cosa assurda. Cioè, vi possono attaccare da tutti gli angoli, a meno che non li facciate fuori. Non azzardatevi a entrare nel cortile, soprattutto. Vedete perché ci sono nemici dappertutto. Ok. Guardate lì in quella torretta quanti nemici ci sono. Vedete, dappertutto. Vabbè, questi qua che camminano fino a qua. Siamo costretti a fare sniping, altrimenti moriamo subito. Mi raccomando, date sempre la precedenza ai nemici che sparano con le armi, perché quelli vi possono sparare da qualunque distanza e vi prendono sempre. Mentre questi qua che spammano, come potete vedere, i colpi ci mettono un po' a raggiungervi, quindi potete anche decidere di evitarli se volete. Vedete? Vabbè. Allora, con i Master Levels mi sento, avendo finito adesso i Master, cioè avendo finito la Poké Master Levels, mi sento un po' rinfrancato dalla difficoltà di TNT Evolution. Ricordo che già da questa mappa mi preoccupavo tantissimo, mentre invece adesso mi sento un po' giocatore più sicuro. Sarà che con i Master Levels sono stato abituato a dei ritmi assurdi e soprattutto improponibili, perché almeno TNT ha cura del giocatore a non metterlo in difficoltà già dalla zona di spawn. Oh, piano. Non c'è nessuno? Ok. Ma io ricordo che... vabbè. Ricordo che da qualche parte dovrebbe esserci la doppietta. Qui sopra. Sembra se non sbaglio, eh. Mi sto rifacendo il giro. Tanto per, ma vabbè. Sembra che non ci sia. Allora mi sbagliavo. Ah no, eccola. Allora era nel cortile. Perfetto. Allora.
Questi li prendo. Anche questi. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, come fare per raggiungere questa torrette? Teletrasportatevi qui. E nel, sempre nel teletrasporto a sinistra potrete andare qui dentro, vedete? Mentre invece se tornate indietro, o se scegliete quello a destra, tornate indietro. Semplicemente, è questo. Allora, chiave rossa. Torniamo indietro. Allora, aspettate un secondo. Io volevo controllare prima di andare di là. Volevo controllare. Perché vedete, sono costretto ad aprire la mappa perché la zona è tutta uguale. Volevo controllare qui che c'era. Oh cavolo, me ne ero dimenticato. Me ne ero dimenticato. In quella zona non si deve entrare. Non adesso perlomeno. Chiave rossa. Come potete vedere adesso appena si chiude serve la chiave gialla per riaprire. Ok, si è infranto contro il muro, meno male. E qui? Ok, il lanciarazzi, abbiamo trovato anche questa. Ci manca solo il plasma gun e il BFG. Vieni, 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 vieni. Venite. Che, non caricate più. Dai. Allora, con questa si alza questa passerella qui, che vi permette di raggiungere l'altro lato. Ma il problema, vedete, rimane sempre lo stesso. Ogni volta che tenterete di avanzare, tenteranno di farvi fuori i mostri più bastardi di sempre, Revenant. Allora, lì ci sono dei colpi o medikit. Se faccio una corsa dovrei... Olè. Eccoci qua. Con la chiave gialla nelle nostre mani adesso possiamo uscire da qui. Ah, era questo dove mi sono teletrasportato prima. Era questa la zona. Vabbè, l'importante è che li faccio fuori tutti adesso. Non so perché, ma ricordo che qui c'era un archfile. Però vabbè. Ah, forse quando prendo la chiave. Sì, sì, era quando prendevo la chiave. Però vedete, è molto fattibile questo scontro. Basta che vi nascondete dietro il muro ed è fatta. Chiave blu, chiave blu, chiave blu. Eccola qua. Vabbè, siamo costretti a utilizzare il fucile a colpo singolo perché non ci possiamo avvicinare. Allora, ci sono due Mancubus e un... No, no, tre Mancubus e un Revenant. Adorerei utilizzare il lanciarazzi, ma ho pochissimi colpi, quindi non mi conviene per, magari per adesso, perché è una situazione ancora fattibile. Come sapete, tendo al risparmio dei colpi, soprattutto se ne trovo tantissimi in un'altra arma della mappa. Aia. Meno male, non era teleguidato questo. Allora, questo invece è teleguidato. Aia. Porca miseria, l'ho preso in pieno. Prima che ce ne andiamo, controlliamo, sì. Ce n'era un altro. Lo sapevo. No, no, non posso morire adesso. Bene. C'ho sto missile che mi... Ma che... Come faccio? Oh. Ah. Ma che razza di aimbot già hanno quei caspita di missili. Vi seguono dappertutto. Allora, di qua no. Di qua sì. Di qua.
No. Di qua. Ah, c'è un medikit, ok, grazie. Quello mi serviva. Perché sento ancora mugugnare i mostri qui? Ah, c'eri tu. Ok. Allora, controlliamo un po' in giro, ma sono sicuro che i colpi siano finiti. Comunque questa, ragazzi, era solo la terza mappa, eh. Però era... era fattibile, però era già da Final Doom, nel senso che vi fa capire che la difficoltà impennerà. Allora. Ah, ho di fronte. Vediamo un po' se riesco a trovare... Oh, vedete? Perciò io risparmio le cose. Ah, non ti fa tornare indietro. Va bene. Allora possiamo dirigerci verso la fine della mappa. No, non era la chiave rossa. Non era mai la chiave rossa. Era la chiave blu, infatti. Ed eccoci qua. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo nella prossima puntata con la quarta mappa di Final Doom TNT Evolution.